Hola luchadores e doppiatori di maniaci sessuali per telefonate anonime, eccoci qua nel santuario di Shulva. Allora, avevo provato a vedere quanto ci voleva battere uno di questi cosi, ho notato che ci vogliono 3 colpi, sarà comunque un grandissimo mal di testa e spero di farcela. Mi sono semplicemente messo l'armatura, ho ripristinato la... come si chiama? Il falò, perché sono andato a Majula semplicemente per potenziare l'arco elettrico giusto per sport con le 4 anime che avevo e adesso le abbiamo recuperate di nuovo. Allora, come noto, questi sono una spina nel fianco di dimensioni colossali e ho detto spina nel fianco quando potevo dirvi peggio. Allora, equipaggiamento, arco, vediamo un po'. Con questo dovrei attivare i vari meccanismi. Perfetto, 1, 2. E voilà. E il mondo ci appare un luogo molto più felice. Certo, se riuscissimo anche a fargli del male, ma d'altronde con le freccettine di legno è una bella pretesa. Ok, intanto 3 li abbiamo scassati e la cosa è estremamente positiva. Il quarto si è ricaricato l'energia, brutto figlio di una buona donna. Con la magia facciamo un cacchio. Sarà una purga salassante. Ma va bene così, noi non abbiamo paura di niente. No, in realtà mi sto calando sotto. Però, fotte cega. Tu, impavido arciere. Oh, è vero che questi non li stunni facile. Abbiamo bisogno di armi più interessanti. Vediamo se equipaggiando la nostra simpaticissima spadina focosa facciamo qualche danno in più. E... sapete che forse l'anello della coloranzia vale più della difesa se riusciamo a recuperare un filino più la svelta l'energia. Salve. Vediamo subito come funziona. Più o meno siamo lì. Vabbè, ok. Allora, come vi dicevo nello scorso episodio, la cosa vantaggiosa di questa zona è che essendo uscita successivamente non dovrebbe presentare novità, ossia dovrebbe essere ciò che noi già conosciamo. Grazie. Io volevo solo svegliare lui, non volevo causarmi un documento. Ok. Il problema è che questi sono resistenti al veleno. Zio Pera. Allora. No. Vorrei evitare di sprecare le frecce anche se ne ho un quintale, eh. Perfetto. Ah no. No, così non va bene, così non va bene. Allora, qua abbiamo già sbloccato. Tu da dove giungi? Di grazia. Per fortuna che ti ho visto. No, no. Grazie. Non mi spingi giù, pertanto abbiamo aperto il passaggio. Però, di grazia, da dove sei scivolato? Ah, ok, è quello che abbiamo svegliato, che è risalito, ha fatto il giro. Bene. Perlomeno sei intelligente. Ti facevo più stupido, figliolo, molto più stupido. Il fatto di avere l'arco ci ha permesso di sbloccare già la scocciatoria ed è una cosa buona e giusta. Io non so se il buon Didi Onion stia guardando questo filmato, ma si ricorderà una nostra co-op fatta da queste parti in cui io lo guidavo nei sentieri nascosti di codesto luogo. E poi sbaglio un salto e precipito nel vuoto dopo un tentativo di 15 giorni solo per potermi far evocare. È stato bello, divertente, piacevole. Allora, quello là continua a tirare frecce come se non avesse nient'altro da fare. Cosa che probabilmente... Ah, che palle. Cosa che probabilmente è. Ok. Diciamo che questo luogo, affrontato con la debita prudenza, può anche non essere così odioso. Il problema è che questo luogo è odioso. Molto odioso. Parecchio. Attenzione, attenzione, attenzione. Vale la pena di rischiarsi una freccia in bocca. Chi se ne frega? Ok. Val bene lo spreco di una gemma il fatto di essersi liberati di un arciere, eh? Sono fermamente convinto di questa mia affermazione e pronto a ricredermi entro i prossimi 5 minuti. Vai, vai così, grandissimo. Ti adoro quando fai ste cose. Sì, bravo.
Bravo, bravo, bravo. Adesso riequipo l'accetta perché voglio vedere. Voglio assolutamente vedere se facciamo la stessa quantità di danno anche con quella. Perché sono abbastanza convinto che l'accetta sia meglio, eh. Non ci giurerei, ma... Allora, lì sotto dovrebbero essercene ancora uno paio. Uno qua sotto. No, di qua. Bello seduto e come un procione. E uno là sotto dall'altra parte. Avendo aperto la scorciatoia, abbiamo una pronta via di fuga. Scusate se sto ragionando, ma vorrei attivare tutti i meccanismi in un ordine decente. Allora, dimmi che sta facendo il giro per venirci a prendere. Lo so, è brutto sperare queste cose, ma sarebbe fico. Ok, anche te facciamo gran poco, specialmente. C'hai lo scudo alzato, però aspetta. Aspetta un po', ci aspetta un po' da me, ancora uno. Bravo, ciao. Ciao, ciao. Allora, di grazia, l'altro, dove minchia è andato a cacciarsi? Non è che ce lo troviamo che spiove giù da una grondaia senza il minimo rispetto per gli anziani? Ok. Ah no, eccolo, eccolo. Non ci attaccherà a sorpresa. Ci attaccherà, ma non a sorpresa. Perché ruotava come un deficiente? No! Ehi, ciccio! Falla raccontare un altro ste cose, per cortesia. E noi mica ce le beviamo tutte, eh. Allora. Or dunque. Qui abbiamo occluso entrambi i passaggi, giusto? Giusto! Ok, vedo che sei attento, bravo Silver. Quindi, ma che cazzarola, stavo rischiando di volare nel dirupo. Ok. Vediamo se abbiamo... blocchiamo questa, giusto? No. Cosa ho attivato barra disattivato? Non me lo ricordo più. Ma non più adesso, proprio mai più. Non me lo ricorderò mai più per il resto dei miei giorni. Ah, ok, questo abbiamo attivato. Perfetto. E direi che possiamo anche farlo risalire, visto che ha più senso di star lì che di star... Oh, aspetta un po', aspetta un po', aspetta un po'. Eh no, se io scendo di lì, poi se non ho giù la torretta, niente. Scusate, ma per quanto io mi ricordi tutto quanto, non mi ricordo proprio tutto, tutto e quanto, quanto, eh. Qualcosina mi sfugge. E poi vi ricordo che sono in una fase della mia vita in cui non sono prontamente dotato di effigie umana, quindi ho anche un pochino di energia in meno, non evoco soci e quant'altro. Quindi aspettiamo un secondo. Ok, qui abbiamo aperto il passaggio così, allora mi ricordo giusto. Cerchiamo di attirare lui, perché il fatto di attirarli ci previene da tanti simpatici malanni. Tipo raffreddore, dissenteria, tosse e morti improvvise. Simpatico. Caruccetto che... Voilà! No, cazzarola! Fatela via, Anderson! Tutto soticone! Non si fanno queste cose al Silver, oh! Oh, c'è la gente che guarda! Mi fate sempre fare le brutte figure. E poi dicono, ah, guarda, il Silver muore, ah. È vero, io poi muoio. E ci rimango anche male. Allora... Questi esplodono in un mare di menta. Menta fredda, menta piperita e psicomenta. Non mi ricordo se era il caso di schiopparli tutti, ma nel dubbio cercherò di schiopparli tutti. Anche perché poi la zona già di suo è piena di insettazzi schifosazzi, tipo quello. E gente che ci tira le frecce, tipo quello là. Frecce che ci fanno un male fottuto. Ciao. Oh, pensavo andasse meglio la cosa. Va bene. Non mi offendo, non preoccuparti. Per fortuna che hai una linea di tiro veramente discutibile. Ok. Perfetto. Vai. Ah! No. Via lì. Se ci roviniamo l'equipaggiamento. Ok. Balsamo di frutto dorato. Oh, salve. Guardi, non si dia disturbo tirarmi roba che faccio da solo, eh.
ecco, vabbè, non ero credibile, lo so. Allora, passaggio sbloccato. No, non passaggio sbloccato. Non si è sbloccato una secchia, ho sbloccato l'altro, non quello sopra. Questo lo si attiva da sotto. Vacca boia. Per quanto uno si ricordi le cose, questo posto è e resta un casino. Ecco, perfetto. Allora, la cosa da, per sbloccare è la qua sotto. No, speravo di farcela attraverso le colonne, non è andato più. Perfetto, ora uno dovrebbe lanciarsi di sotto. Bravissimo, così che ti voglio. Sempre fermo restando che non si lancino tutte e due, che sarebbe una cosa veramente disdicevole. Che cazzo non la fai? Sono di qua io, eh? No, don't per. Ok, salve. Ora, tu sai di avere un amico con l'arco che scassa le palle, vero? E sai che ora andremo a trovarlo per buttargliela anche a lui nel secchio, come abbiamo fatto con tanti altri personaggini. Devo dire che l'accetta fa il doppio del danno della spada infuocata, quindi credo che terremo presente la cosa e ci infottiremo di polvere riparante come se non ci fosse un oggi, un domani, uno ieri e nemmeno un perché, ma soprattutto il perché. Allora, vediamo se riusciamo a schioppare qualcos'altro dalla distanza, forse sì. Lo so, a volte gioco prudente, a volte gioco grattante, mi scambio un po' in questi ruoli, perché sono uno a cui piace gigionare su queste cose. Allora, direi che prima di proseguitare, visto che abbiamo liberato un filino l'area e visto che potrei andare anche con meno irruenza, se fossi meno idiota, direi che potrei fare il passaggio dalla via secondaria di nuovo. Ok, saliamo di qui, gigioneggiamo come dei pasticciomani, perfetto, e direi di rispedire in basso i passaggi e di andare a pescare roba. Solo che io ora non mi ricordo quale passaggio è quello con il punto di non ritorno e non vorrei fare qualche cazzata per recuperare oggetti di dubbio utilizzo, come frecce che non mi servono e quant'altro. Allora, ah, che dilemmi. No dai, vabbè, ascolta, lasciamo perdere, eh? Anche perché l'intento di questa rana era di scoprire le cose che non sapevamo, tenendo conto che di questa zona sappiamo più o meno tutto. In teoria non aveva neanche senso affrontarla questa zona, però ci sono i DLC, non affrontarli non mi sarebbe assolutamente piaciuto. Allora, altra cosa da fare subito è tentare di schioppare quello. Oh, pensavo peggio, eh. Pensavo peggio con queste freccette del cacchio. Invece ringrazio mamma che me le ha fatte comprare a bracche. Very good, very nice. Allora, là sotto dovrebbe esserci un altro di quei simpatici, dietro quel vicolo dovrebbe esserci un altro di quei simpatici tiratori di roba. Dobbiamo andare a recuperare un oggetto lì sopra e lo faremo. Allora, uno è lì dietro il vicolo, però prima, giusto per renderci la vita un luogo migliore, giusto appunto dove vivere. Ah dai, cosa sono ste pignolerie? Fanculizzati, va. Allora, andiamo prima a scassare lui. Vieni avanti, che c'è posto. E te lo raccomando. Guata! Sì! Goduria, il Silver è una bestia cattiva. Molto cattiva. Ok. Globo dell'occhio zozzo incazzato. Allora, direi che salire di qui forse ci converrà di più. Quindi, no, dobbiamo passare niniha, spaccando vasi come se non ci fosse motivo per farlo. E quindi nel prossimo simpatico episodietto ci butteremo da quelle parti, presumo. Sento rumori poco simpatici. C'è un insetto là sopra. Vabbè, no, non lo colpiamo adesso perché poi non avremo il tempo di combatterlo. Ragazzuoli, ci vediamo nel prossimo video. Qui dal santuario di Shulva è tutto. Passo e chiudo. Forse chiudo, se no lascio aperto che così gira un po' l'aria. A poi ragazzuoli, ciao ciao!